pare che ci siano alcuni cambiamenti sul quadro politico biancavillese, dove da una parte in maggioranza il gruppo Portale comunica con una nota alcuni dissensi nei confronti del sindaco, dall'altro fronte quello del centro-sinistra, del PD appunto, che dopo una riunione di circolo di qualche giorno fa ha fatto trapelare con una fuga di notizie le imminenti dimissioni del segretario del PD Giuseppe Pappalardo. Abbiamo raggiunto Pappalardo per saperne di più sul futuro imminente del Partito Democratico a Biancavilla e quali potrebbero essere le conseguenze di questa scelta. In questi giorni, dopo la riunione di circolo del Partito Democratico, sono uscite delle voci su una possibile dimissione da segretario di Giuseppe Pappalardo. Cosa c'è di vero in queste voci che stanno uscendo? Tanto già devo farvi i complimenti, no? Perché effettivamente queste voci sono vere. È da tempo che già all'interno del Partito Democratico ragioniamo su questa ipotesi, soprattutto dopo la fine delle elezioni delle ultime amministrative, dove ha visto eletto come unico consigliere di opposizione a Biancavilla e Melissa Pappalardo, che come tutti ben sapranno in città è mia sorella. Sono già subito entrato in imbarazzo dal primo giorno, perché obiettivamente dare la visione di un partito formato familiare mi dava e mi dà fastidio, e quindi avevo già annunciato parecchio tempo fa al dirigente del Partito Democratico di Biancavilla le mie volontà di rimettere in gioco la carica del segretario comunale del circolo di Biancavilla per dare un segno di maggiore democrazia e di partecipazione all'interno del partito. Ma che aria si respira all'interno del Partito Democratico? Perché si può anche pensare di vedute diverse tra lei e altri componenti all'interno del PD? Guardi, il nostro proprio per definizione è il Partito Democratico, no? Dove non esiste il padre padrone, non esiste chi decide per tutti. Il nostro è un partito in cui la dialettica è sempre al centro dei nostri dibattiti. Sicuramente ci saranno diversità di veduta in quello che sarà il percorso che ci accompagnerà al nuovo segretario. Mi auguro che questo segretario, chiunque esso sia, possa rappresentare il 100% dei nostri tesserati, o quantomeno la larga maggioranza dei nostri tesserati. Ci sono una rosa di nomi che adesso girano per prendere, diciamo, il suo posto, da Vincenzo Cantarella, Ornella Spalletta, Alfio Di Stefano, l'avvocato Giuseppe Furnari. Ecco, chi vede più adatto a questo posto, e se si sente magari di fare qualche nome? Sicuramente avete nominato tutti i dirigenti del nostro partito che possono tranquillamente ricoprire questa carica, sia per capacità e sia per esperienza. Io posso solamente dire una cosa: da segretario del Partito Democratico non proporrò nessun nome. Vorrei che all'interno del Partito Democratico ci possa essere una condivisione delle autocandidature su cui poi decidere e prendere delle decisioni. Ci sono state delle elezioni, anche nelle elezioni scorse, comunque tra i Toto Nomi e il candidato sindaco per quanto riguarda l'area di sinistra di Biancavilla, lì è stato sempre un nome, un probabile candidato. Tutti davano per certo la sua candidatura sia in questa passata campagna elettorale, sia nella scorsa addirittura. Ecco, questa anche dimissione potrebbe aprire degli scenari in virtù di una possibile candidatura a sindaco, questa volta reale. Guardi, capisco la domanda, perché una persona che tiene sempre il pedale dell'acceleratore premuto come me nell'impegno politico dà l'impressione di volersi candidare sempre. Per me la politica è passione, per me la politica è condivisione di obiettivi, è miglioramento della nostra economia locale, delle opportunità, del decoro e tutto quello che ne viene fuori. Quindi io continuerò a fare politica proprio per passione, per piacere. Non nascondo sicuramente che come mi piace amministrare le mie aziende, prima o poi il desiderio possa essere quello di misurarsi in una competizione elettorale che mi veda candidato sindaco a Biancavilla. Ma questo purtroppo, e per fortuna anche sottolineo, non lo decido io. La candidatura a sindaco non è una candidatura come quella del Consiglio Comunale, la candidatura a sindaco è una candidatura che viene fuori
prima di tutto dal partito di appartenenza, quindi da una condivisione, e poi da una coalizione che deve, diciamo, trovare la sintesi in una figura. Se questo avverrà, bene, se non avverrà mai, bene lo stesso, perché l'importante è esserci e dare un contributo alla propria comunità.